Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiama il call center di Radio Radio by Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato. 800 039 036. By Night Roma, Cento Quattro, and Cinque FM. Let's begin. Let's begin. Allora bene. Attenzione, siamo pronti per Marco Briglione. Questa volta è pronto il tutto. È microfonato, pensa anche l'archetto. E quindi noi lo possiamo sentire. Ci sei, Marco? Ok, eccomi. Grande, guarda come ti mette Radio Radio. Insomma, nei panni di un vero. Di un vero comico. Di un vero, diciamo, cabarettista. Fantastico. Adesso ti presentiamo, inizia la tua esibizione. Da Io per voi un libro aperto, Kirby's Garden, Marco Briglione ci rifà una scena di Enrico Brignano. Chuck, azione, radiofonico, che è diverso, ma ci siamo. L'uomo e la donna, apparentemente simili, ma molto diversi. Infatti si sa che l'uomo è molto più semplice, l'uomo si accontenta di poco, ma cosa gli importa l'uomo? Basta che si è comprata la macchina rossa, è lavata e quello va bene. Poi la ragazzetta, va a cena con la ragazza, ritorna, quello tutto va bene. Al lavoro due lire se fanno e quello va bene. Giovedì sera abbiamo preso il campetto, vanno a giocare a calcetto e quello tutto a poi, quello va bene. L'uomo è felice, basta, è felice. E invece no, per la donna è diverso, la donna trova i problemi anche dove non ci sono. Vede i problemi ovunque, nelle situazioni più semplici. Ad esempio, una donna che si ritrova dopo due mesi di tranquillità con il proprio ragazzo, la senti che tra sé e sé dice: oddio, ma che è successo? Ma può essere, cioè, sono due mesi che non litighiamo più, sono due mesi che non gli do più un ceffone, sono due mesi che non mi lancia più un piatto, ma che è successo? Forse c'è un'altra, o forse sono diventato omosessuale io, e se c'è la fruglia al cervello dei film, un fiume in piena, un vulcano in attesa di esplodere, e quando è che questo vulcano scoppia? Quando è che scoppia? Alle 3:15 di notte, quando tutte e due tranquilli sono a letto. Lui dorme ovviamente sulle 3:15 di notte e lei sta lì vicino che se lo guarda tutta mezza piegata e fa: ma guarda questo che tutti questi problemi ci abbiamo, sta a dormire così e molto sveglio, sa? Lo scuote, accende la baciù 400 watt tutta in faccia. Oh, ma che succede? Che fa? Che? Dormivi? No, mi ero appoggiato un attimo. Senti, amore mio, ma è qua la caccola? Qua a caccola, no? A caccola è di ieri. Amore mio, senti, cioè, mi devo dire una cosa impossibile, una cosa importantissima, una cosa, cioè, mi giuro, una cosa. Mi devi rispondere a questa domanda, ti prego, rispondi. Così, su due piedi, scalzi pure. Ma non è meglio domani, con un cornetto nello stomaco, dopo aver mangiato? No, ti prego, rispondimi adesso. E vabbè, vai. Ti ricordi che cosa gli ho detto 6 anni fa? Era una domenica, le 5:15 di pomeriggio. Una domenica 6 anni fa, le 5:15 di pomeriggio, erano finite le partite? Ma che risposta, ti giuro, cioè, ma guarda, senti quello che dici, ma cos'hai nella testa? Cioè, ti giuro, sei un mostro, sei una serpe in seno. Cioè, ti giuro, cioè, io vado in palestra, faccio i gli addominali, e tu non mi capisci. Allora vado a fare shopping con l'amico, compro le magliette, e tu non mi capisci. Allora dagli i capelli 5 mm, e tu non mi capisci. Ma se parli così, ma chi te capisce? Chi te capisce? Basta, adesso ho capito, basta. Dobbiamo prenderci un momento di pausa, anzi, io ti lascio. E lo sai perché ti lascio? Perché ti amo troppo. Avete sentito che risposta? Perché ti amo troppo. E alle 3:15 di notte questa prende i bagagli e se ne va. Se ne va. E invece voi rimanete qua su Radio Radio 104.5 by Night Roma. Grazie a tutti. Grazie.
Grande Marco Briglione, io per voi un libro aperto. Era, insomma, beh, difficile, veramente hai scelto una cosa difficile. Ti veniva meglio la donna di lui, però... Penso un po'. Che, cioè, la sensazione sul palco, è la prima volta che sali su un palco... No, l'hai fatto altro. Sì, ho fatto uno spettacolo teatrale. Grande Marco, insomma, ha talento. Allora Speriamo. Ti rinviteremo, insomma, noi di Radio Bagnetto Roma. Grande Marco. Grazie a te Emilio, grazie. Vai, a tutti voi. Perfetto. Grazie. Radio by Night Roma 104.5.